l'uomo più veloce del mondo. Certo, come no? Da Flash al botteghino ha passeggiato con una lentezza preoccupante, si è rivelato un clamoroso flop. Costato oltre 300 milioni di dollari il cinecomic con Ezra Miller, ne ha incassati soltanto 250, creando un bel buco nella cassaforte di Mama Warner. Un tonfo che ci pone un dilemma. Ma il brand DC al cinema è compromesso per sempre oppure James Gunn può ancora salvare la situazione? Proviamo a capirlo insieme. A lanciare l'allarme è un autorevole analista di Forbes, Mark Hughes, che ha analizzato il fallimento di The Flash al botteghino nonostante le sue ottimistiche proiezioni iniziali. Credo che a indurre un falso senso di sicurezza nelle proiezioni di molti di noi sia stato Batman. È difficile comprendere come un film che vantava la presenza di ben due versioni di Batman, Michael Keaton e Ben Affleck, entrambe apparse in lungometraggi campioni di incassi, possa fallire in maniera così clamorosa. Ciò significa che Warner Bros. Discovery e DC Studios avrebbero dovuto fare più attenzione a un enorme segnale di pericolo. Il brand di Batman è di nuovo contaminato e non si può più dare per scontata la risposta del pubblico in biglietteria per la sola presenza del Cavaliere Oscuro in live action. Certo, ci siamo già passati una volta con Batman e Robin del 1997, ma pare che ora si sia raggiunto un nuovo record negativo per il Batman cinematografico. La conclusione è lapidaria. Quando il pubblico ignora persino Batman, allora hai distrutto il tuo brand. La graffiante analisi di Forbes non lascia scampo, così come del resto non ne lasciano neppure gli impietosi numeri di The Flash, che si avvicinano paurosamente a quelli del Morbius di casa Sony. Ma esiste ancora uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Ok, polemiche a parte, facciamo parlare i fatti, facciamo parlare il box office. Dopo il clamoroso successo di Aquaman, che ha superato il miliardo di incassi, la DC non è mai andata oltre i 350 milioni di dollari al botteghino, producendo una sequela di mezzi flop e tiepide reazioni che hanno danneggiato il marchio molto di più di quanto non l'abbia fatto Justice League. Nel mondo dei social e del passaparola nulla fa più paura dell'indifferenza, che è indice di una profonda disaffezione nei confronti del brand. Altrettanto significativi sono i titoli Shazam senza Superman, le Birds of Prey con Harley ma senza Joker, Wonder Woman, una nuova Suicide Squad, Black Adam senza Shazam, di nuovo Shazam senza Black Adam, Flash. Nessun filo conduttore, nessun quadro d'insieme, nessuna macro costruzione narrativa. Dopo Justice League la DC non ha proseguito con Zack Snyder, ne ha affidato la gestione a un altro regista, ma neppure ha optato per un reboot generale, si è limitata a tirare a campare per 5 lunghi anni, stancando davvero tutti. È il caso di dirlo allora. Forse qualsiasi decisione sarebbe stata meglio di questa non decisione. Eppure, se si considera il quinquennio 2018-2023 in casa Warner Bros., balzano all'occhio due vistose eccezioni. Stiamo parlando ovviamente di Joker di Todd Phillips e The Batman di Matt Reeves. Oltre a portare a casa l'Oscar per il migliore attore, Joker ha incassato 1 miliardo e 74 milioni di dollari, mentre il Batman di Pattinson, nonostante l'onda lunga della pandemia, ha portato a casa 771 milioni. Entrambi i lungometraggi hanno conquistato anche il plauso della critica, passando agli annali come due indiscutibili successi. Eppure non possiamo considerarli parte del progetto, perché a tutti gli effetti non appartengono all'universo narrativo condiviso del DC Extended Universe. Si tratta di due storie del tutto indipendenti che nei prossimi anni continueranno il proprio cammino anche in parallelo rispetto al nuovo corso inaugurato da Gunn e Safran. Come a dire, tutto quello che non è DC Extended Universe riesce a funzionare. La crisi quindi riguarda soltanto l'universo cinematografico DCEU e non l'intero marchio DC. Prima di addentrarci oltre tra le macerie del DCU, una premessa è d'obbligo. Dal 2018 a oggi, lo studio e i fan hanno spesso parlato due lingue differenti. Una parte della fanbase si è arroccata sugli hashtag Release the Snyder Cut prima e Restore the Snyderverse dopo, mentre un'altra ha chiesto a gran voce di voltare pagina, ma comunque di proseguire le avventure dei supereroi della Justice League. I progetti dello studio, invece, spesso hanno viaggiato del tutto in parallelo ai sogni e alle aspirazioni dei fan, riscuotendo una tiepida indifferenza, senza aver fornito una direzione generale. La saga nel complesso a ben pochi importa qualcosa del Birds of Prey, di Shazam o persino di Wonder Woman. Anche nel caso del recente Black Adam, l'unica cosa che ha fatto davvero discutere non è stato l'antieroe protagonista o il debutto della Justice Society, bensì il ritorno del Superman di Henry Cavill. E il paradosso sapete qual è? Che negli ultimi anni gli unici film veramente popolari oggetto di discussione sui social non sono stati quelli girati, ma quelli che Warner non ha mai prodotto, Justice League 2 e 3. Passando per il film su Batman, che sarebbe dovuto essere diretto
diretto interpretato da Ben Affleck con Deathstroke di Joe Manganiello, nei panni dell'antagonista principale, per arrivare al famigerato crossover tra Black Adam e Superman. Il rimpianto per i film mai realizzati e il progressivo allargamento della voragine tra i titoli pubblicati e quelli desiderati dai fan non si limita solo alla cerchia dei sostenitori hardcore di Zack Snyder. È il caso di Batgirl, film completamente girato e mai rilasciato, che avrebbe visto Leslie Grace nei panni della protagonista, il ritorno di J.K. Simmons nei panni del commissario Gordon, Brendan Fraser nei panni del villain Firefly e nuovamente il Batman di Michael Keaton come anziano mentore dell'eroina. Un film dalle atmosfere alla Batman Beyond che avrebbe espanso e proseguito le avventure di The Flash, destinate originariamente a inaugurare un nuovo universo DC con Keaton al posto di Affleck in un ruolo da supervisore, paragonabile a quello del Nick Fury della Marvel. È incredibile. A ogni scelta imboccata dallo studio negli ultimi anni, il pubblico ha sempre dimostrato di preferire con entusiasmo l'alternativa scartata. Rieccoci quindi alla grande domanda iniziale. Indubbiamente il danno è stato fatto, ma quanto è grave? Potrà James Gunn salvare le sorti del brand DC e rilanciarlo nell'immaginario collettivo? Qualche tempo fa vi abbiamo già detto perché da parte nostra vogliamo dare fiducia al suo progetto Gods & Monsters, ma bisogna non sottovalutare l'effetto a lungo termine dei gravi flop degli ultimi anni. Nel cinema, questo fantastico reame in cui la fantasia incontra la realtà, nulla è davvero irreversibile. Lo ha dimostrato il successo della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, data sugli schermi in un momento decisamente negativo. Quindi no, il marchio DC non è irreversibilmente danneggiato, ma è gravemente danneggiato, quello sì. Le precarie condizioni finanziarie del colosso Warner Bros. Discovery lasciano intendere che la pazienza del CEO David Zaslav potrebbe già essere agli sgoccioli. Inutile girarci intorno, il margine di manovra è esiguo, quasi nullo. Allo studio occorrono risultati immediati e il credito in bianco di cui godevano Batman, Superman, Joker e compagni presso il grande pubblico sembra essersi esaurito. Le condizioni per la ripartenza, a nostro avviso, sono due: Joker Follia 2 e The Batman 2 non devono floppare. E James Gunn deve esordire con un film davvero potente, immaginifico, quasi perfetto. Questa volta non basterà il plauso della critica. Qualora Superman Legacy non riuscisse a far innamorare il grande pubblico, il suo Suicide Squad del 2021, ricordiamolo, fu un sonoro insuccesso finanziario, anche se uscì in una situazione molto particolare. Warner potrebbe decidere di puntare una volta per tutte sulle saghe minori di Joker e The Batman, le uniche ad aver conquistato sia il botteghino che il favore della critica. Qualora invece, oltre a Superman Legacy, neanche i film di Todd Phillips e Matt Reeves dovessero avere successo, allora sì, il brand DC Comics potrebbe essere davvero spacciato. E voi che ne pensate? La DC ha ancora speranza di rimettersi in piedi dopo tante cadute oppure no? Fatecelo sapere nei commenti. Noi, come sempre, ci risentiamo qui sugli schermi di Screenworld.